Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un altro video di news su un importante aggiornamento che è stato rilasciato per Valheim, gioco che avevo portato quando è uscito, gioco rilasciato e edito dagli stessi editori di Satisfactory, se non ricordo male, Coffee Stein. Gioco che, uno dei pochi, vanta delle recensioni estremamente positive. Allora, di che cosa si tratta? Il nuovo update è Art and Home. In sintesi, si sono focalizzati su tutto quello che è la parte di home, diciamo di focolare personale e di casa. In pratica, hanno ascoltato quello che hanno detto gli utenti, insomma, e hanno aggiunto una serie di cose. Significa che, come dice qui, hanno approfondito la meccanica del cooking e della costruzione. Per tutti i costruttori abbiamo aggiunto una totale nuova serie di nuovi pezzi di costruzione e di edifici, permettendo a tutti di passare dai pavimenti di ghiaia fino a possenti troni, come vediamo qua. Hanno ascoltato molte cose, hanno consentito anche agli utenti di condividere dati sulla mappa con altri vichinghi, nello stesso mondo ovviamente, trovare semi di piante per piantare sempre più alberi e finalmente è possibile distruggere con questo oggetto che chiamano l'obliterator i pezzi di costruzione che non piacciono, che sono venuti male, che sono stati piazzati in modo sbagliato. È possibile tamare, infatti qua dice se il taming è una cosa che senti tua, ora potrai dare il nome anche alle creature. Mentre molte caratteristiche sono state aggiunte ad Art and Home, abbiamo altre che sono state rivelate, in pratica ci sono nuove features, nuove cose, come possiamo vedere anche da questo video che adesso io vi aggiungo, vi avvio, dove infatti in pratica possiamo vedere il timing, quindi la possibilità di fare i recinti, la possibilità di costruire nuove strane cose. Poi ricordo Valheim, anche questa vasca dove è possibile stare insieme agli amici e mangiare, ha delle meccaniche molto carine, anche solo il fatto di mettere il fuoco con una sorta di camino, perché senza il camino la casa si riempie di fumo e si muore, cioè è molto figo come gioco ed è stato rilasciato questo mega aggiornamento. Ora, ecco, questo è un'altra di quelle cose misteriose che sono state aggiunte, perché è un gioco che mi ha sempre attratto, non mi è mai ispirato tanto il fatto di dover procedere così per gradi, nel senso che avete varie creature da evocare e sconfiggere all'altare, agli altari che trovate in giro per il mondo, ma sicuramente gli darò un'altra occhiata. Se qualcuno ha altre cose, perché sono state rilasciate tantissime cose, vedete qui c'è un video di Weapon 2X, il potenziamento delle armi, gli scudi e il blocco, cioè è stato cambiato tanto. Se ho mancato di dire qualcosa o comunque avete qualcosa da aggiungere, vi incentivo a lasciare un commento qua sotto. Per il video delle news è tutto, fatemi sapere e alla prossima. E ciao ciao, vi ricordo tra l'altro video oggi alle 17. Video molto di un gioco molto 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 intrigante. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.